È un po' di tempo che non uso. Allora, un consiglio che voglio dare a voi. Mi è capitato mai di discutere con delle persone che vi fanno innervosire, che non capiscono mai la vostra opinione, che tendono a rigettare su di voi sempre costantemente la colpa di quello che succede, di farvi sentire, cercano di farvi sentire in colpa sempre e comunque, voi dite delle cose e loro rispondono altre cose, non prendono assolutamente in considerazione il vostro punto di vista, le vostre argomentazioni e partono da un punto di vista che loro hanno sempre comunque ragione e loro sono sempre lì a giudicare voi e a qualsiasi altra persona. Bene, voler ragionare con queste persone come se fossero persone normali è assolutamente impossibile, perché non sapete che queste persone, e io l'ho scoperto circa 2-3 anni fa, non sono persone anormali, ma sono persone con sindrome narcisista. Ora, io non dico che dovete vedere narcisisti dappertutto, però è una buona percentuale della popolazione e, vabbè, potrete sbagliarvi, non è narcisista, però sicuramente se sapete quali sono gli aspetti e le cose in comune fra i narcisisti, sicuramente chi è narcisista lo tenete. Potete sbagliare per eccesso, però meglio per eccesso che per difetto. Quindi io consiglio vivamente di andare a vedere vari filmati su YouTube, su quella, ammesso che non lo siate voi, perché se lo siete voi, vabbè, no, non vi riconoscerete mai, perché non queste persone non. Ricordatevi soltanto che quando voi l'avete capito, non dovete assolutamente prendere in considerazione queste persone come delle vere persone con cui si può ragionare. Evitatele come la peste, se potete. Se non potete, informatevi bene. Io nel campo musicale 2-3 di questi che erano così li ho tanati, ma proprio tanati, non solo ho tanati io, ma l'hanno tanata anche altre persone. E quindi c'è uno che mi ha mandato un messaggio proprio oggi, eccellente, io suono, io faccio il qui, io là, si riempiono la bocca senza mai dimostrare quello che sono, hanno nei curriculum che se li sentite sembrano chissà che, sono i primi a attaccare gli altri e parlare sempre bene di se stessi, ma sono inconsistenti poi nei fatti, perché poi tutto quello che fanno è sempre mirato a dare un'impressione di loro stessi migliore di quella reale. È ovvio che uno cerca di dare una buona impressione, ma non oltre il limite, che perché si va nel campo del barare. Barare vuol dire che dare un'impressione esageratamente positiva di loro stessi, quindi devono fare il filmato in cui devono andare a vedere online dove sono le tablature, trovare quell'arrangiamento, passarci un mese, mettere magari un pedale dove armonizzano tutto, cioè nel senso che fanno una voce sola e sembra che sono tre voci armonizzate, eppure io ce l'ho, ma se lo utilizzassi lo direi. Di solito si cercano di dare assolutamente, che poi non porta assolutamente niente questo, perché potrei avere qualche decina di cliccate in più, ma neanche tanto, ma non potrà mai suonare dal vivo. Ma chi ti chiama così? Nessuno. Oltretutto, nonostante tutto ciò, molti neanche riescono a essere granché, perché io, ragazzi, questo ve lo dico, questo non ha a che vedere con i narcisisti. Partite da una materia prima buona, che vuol dire una voce e una capacità di suonare. Tutto quello che metterete dopo non va a coprire delle deficienze, delle mancanze, ma va a esaltare le cose positive. Oggi ho messo il microfono davanti a me e sembravo che cantassi chissà che cosa, ma perché anche senza microfono io sono stato abituato sempre a cantare senza microfono. Sempre a, quindi tutto quello che faccio si va a inserire
se voi fate una pizza e mettete quello che si chiama topping da parte sopra, ma la base della pizza deve essere buona. Non è che potete coprire con varie spezie perché come si faceva in antichità, perché la carne un po' puzzava, non era esattamente nuova, fresca. Allora, io ho pedali, eccolo qui, c'ho un pedale qua, ce l'ho tanti, ma io posso usarli e anche posso non usarli, non so se è chiaro sto fatto. Mentre altre persone devono basarsi sempre sull'ukulele amplificato, l'ukulele equalizzato. Ragazzi, io il 90%, 99% dei filmati. Adesso recentemente ho usato questo, anche su qualche, ma non per chi non sappia, poi spesso suono perché mi dà un po' sostegno sulla voce, proprio nella misura in cui non sono, ho una voce forte anche senza microfono. Allora devo o pestare molto con la chitarra, oppure se voglio fare un altro stile, quella devo mettere un po' di amplificazione. Però cerco sempre ogni tanto di anche non abituarmi a questa cosa qui, ma a cercare di saper far tutto con o senza microfono. Queste persone invece hanno sempre comunque bisogno dell'aiutino perché non vogliono far vedere quello che effettivamente sono, vogliono sempre dare un'immagine che deve essere sempre, cioè parliamoci chiaro, un grandissimo suonatore, anche se gli dai una chitarra così. C'è un filmato di Jimi Hendrix che suona una 12 corde acustica, cazzo. Eppure è fighissimo pure così. Questo voglio dire. Cioè, se sei veramente bravo, e non parlo di me, però dico, io non sono veramente bravo, però adottando questo sistema, certo posso migliorare. Se sei veramente bravo, non hai bisogno sempre di datemi i microfoni. Come i cantanti che sanno cantare solo con il microfono, raga, se hai una bella voce, è un po' impostata e sai farla risuonare nel tuo corpo, farla uno che, raga, su queste cose non sono umile, io sono oggettivo. Su quanto riguarda il volume, la risonanza e a tante cose. Io so suonare dal vivo, ho suonato dal vivo, addirittura quando vedete qua, addirittura sulla chitarra elettrica, non sono amplificato la voce. Però c'è tanta gente che la butta in caciara. Non dico che siano tutti narcisisti. Quando dico narcisismi non parlo di una persona che si compiace un po', io parlo di una persona che sistematicamente è così. Quando parlo di narcisisti conclamati, è persone che non ci si può discutere, loro si credono sto cazzo, anche se sanno, o adesso non sono uno psicanalista o psicologo, ma dentro nascondono una profonda insicurezza di se stessi, mascherata attraverso, no, questo esagerato, no? Mettono le mani avanti per non cascare indietro. Se la persona non è pronta a che fare con queste persone, non lo riconosce, ragazzi, a parte in una relazione sentimentale con queste persone qui è un inferno, ma è facile riconoscere quando non c'è una connessione fra quello che è veramente successo e le loro reazioni. Gli altri hanno punti in bianco, un giorno vi dicono che siete bravi, un altro no, è quello. Vabbè, arrivederci.